Che ne dite? Era ora di degustare un vino passito qui sul canale. Oggi abbiamo il Bianco di Ornella, un vino passito della cantina Ornella Molon, ve ne parlerò approfonditamente. Ragazzi, prima di cominciare vi chiedo la solita iscrizione al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Cominciamo con la sigla. Verduzzo, Traminer e Sauvignon Blanc, avete capito bene, tre uvaggi dentro questa chicca perché è un prodotto veramente interessante. La vinificazione anche è molto particolare, ragazzi, parliamo di vendemmia tardiva per il Verduzzo che fa surmaturazione in pianta fino a fine ottobre, quindi la raccolta è tardiva, mentre il Traminer e il Sauvignon vengono raccolti nell'epoca normale di maturazione fenolica, quindi la prima settimana di settembre, e poi fanno appassimento in fruttaio fino a Natale, quindi oltre 2 mesi di appassimento. Pensate che lavoro, che processo. Dopodiché si fa la vinificazione, la fermentazione avviene già in botti di legno, parliamo di barrique, dopodiché c'è l'affinamento di 24 mesi in botti di ciliegio, in tonneau, quindi il doppio barrique. Capite bene la componente aromatica, come può essere interessante su questo vino. Abbiamo grandi sentori di albicocca, di frutta candita, una bella parte minerale. Il residuo zuccherino è molto alto, attenzione, parliamo di più di 200 grammi litro, perché con il freddo invernale la fermentazione si blocca, sapete che il lievito è inibito sia dall'alcol che dalle basse temperature, così c'è un residuo zuccherino importante. Infatti il grado alcolico sviluppato non è molto alto, abbiamo 11,5, però abbiamo la morbidezza e la piacevolezza del residuo zuccherino che bilanciano il vino. Ecco che qui abbiamo un 2019, andiamo subito all'esame visivo, ragazzi, direi che abbiamo un colore ambrato carico molto molto bello, è luminoso, è brillante, ma adesso sono molto curioso di assaggiarlo. Prima l'esame olfattivo. È un naso elegante, sicuramente una parte agrumata, magari arancia candita, albicocca come dicevo, qualche richiamo, qualche sentore di dattero. La parte speziata del legno però si sente, è molto interessante, io sento quasi una nota fumé sul finale. Assaggiamo. La dolcezza sicuramente si fa sentire, ma è molto molto ben bilanciata dall'acidità. È un vino che fa salivare, è un vino comunque rotondo e morbido, ma che va anche giù bello verticale. È davvero sorprendente questo aspetto. Devo dire che mi piace tantissimo. Si abbina a formaggi arborinati, a pasticceria secca sicuramente, ma lo proverei anche con del cioccolato fondente amaro, per andare un po' in contrasto dolce amaro. Lo consiglio, ragazzi, è davvero buono. E vi lascio in descrizione il link per andare ad acquistarlo online, eventualmente qualora vi interessasse. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima degustazione. Ciao ragazzi!